Mary, una giovane, pressoché giovane portiera d'albergo oppressa da un insopportabile direttore sino meneghino, fugge da una realtà deprimente come una barzelletta raccontata male, sognando i coloratissimi anni Ottanta. Quando le telefonate si facevano ore pasti, i numeri sulle maglie dei calciatori andavano da 1 a 11 e gli chef stavano in cucina anziché in TV. Quando ecco che una magica app... Guarda Mary, ho messo il grembiule per essere più solidale con te. Sei contenta? Solidale una fava. Ascolta, vedi di far andare le mani invece della lingua, che qua c'è un sacco di roba da fare. Un sacco di roba da fare? Ma come parli? Si dice sono berata di lavoro. Allora, gradirei che almeno in reception si parlasse un italiano corretto. Understand? Of course. Ecco. Una stanza? No, questo è un controllo fiscale. Io non parlo italiano, io pulisco. We can speak English if you'd like. This is a financial control of this business operation. Vabbè, allora è meglio parlare l'italiano. Scusi, ma sa che lei è uguale al giudice di Masterchef? Stesso fascino ruvido. Io sono maresciallo Bastiani. Cioè lei non si è mai occupato di ristorazione? No, la mia mamma è quella dei ristoranti, ma con lei ho litigato negli anni Ottanta. Oh, scusi, e perché ha litigato? Avevo un lavoro come pizzaiolo, poi sono stato licenziato, ma è stata la mia fortuna perché da lì ho scoperto la mia grande passione, la fiscalità. Perdoni la curiosità insana, ma quando è successo di preciso questa lite con sua madre? Era 1982, mi ricordo benissimo, ero qui in Italia, era l'anno del grande finale. Ah, vedo che lei è informato, è quella dei mondiali. No, va. Era il finale di Giochi senza frontiere, l'unica cosa che gli americani veramente invidiano degli europei. Oddio, magari è tutta colpa mia. Perfetto, dato che la signorina qui ha ammesso le proprie responsabilità, io me ne andrei. Qui nessuno si muove, voglio vedere tutta la vostra documentazione fiscale. Avete 10 minuti da adesso. Che casino! Dici bene, qui mi fanno chiudere. Ma no, guarda che quello non doveva essere un finanziere, quello è Joe Bastianich, il giudice pelato, spietato, tremendamente sexy di Masterchef. Tra l'altro nell'82 io quel giorno ero a Trenaviglio, ma non me lo ricordo se ho fatto qualcosa. Ecco, spremi le meningi. Sembrava una giornata come tutte le altre, una di quelle giornate anni 80 in ufficio. Poi Ciccia, voglio la versione vera, non quella romanzata. Ok, va bene. Sembrava una giornata come tutte le altre, una di quelle giornate anni 80 in ufficio. Dai, sfittizia, levati che devo fare la foto della macchia sul muro per l'assicurazione. Dai che devo scheggiare al buio. Dai che la faccio io la foto. Questo è il primo selfie, ricordatelo. Selfie? Proprio te cercavo, visto che ti piace scattare. Sì. Vieni qua veloce. Ho un computo di una certa importanza e c'è anche una bella sommetta da gestire. Addirittura, 2 ore e mezzo. Ecco, tra un paio d'orette arriverà un ragazzo con la mia cena, vedi di pagarlo. E 5.000 lire bastano per una cena. Fateli bastare. L'importante è che non mi disturbi durante la finale. Perché stasera c'è la finale dei mondiali. Che mondiali? C'è Giochi senza frontiere. Io lo guardo in ufficio perché mia moglie non vuole che faccia casino. L'ultima volta ho incendiato il salotto. Da quando quei bastardi del Lussemburgo ci hanno rubato il punto. Chi non salta a Lussemburgo? Chi non salta a Lussemburgo? Che bello! Quando bastavano 5.000 lire per una cena e il nostro nemico era il Lussemburgo. Sono 11.000 lire. Come 11.000? Gelmini mi ha dato soltanto 5.000 lire. Ma se ho detto personalmente a Mr. Gelmini un 11.000 lire, mi vuole far passare per ladro? No, no. Il ladro qui è un altro e sta chiaramente giocando senza frontiere. Vabbè, cosa devo fare? Ti puoi accontentare di 5.000 lire? Ma no che non posso, mi licenziano in tronco. Ma io non ce l'ho, cosa devo fare? Però vedo che hai orologio. Sì, ma sei matto, guarda che questo qua tra 30 anni varrà un sacco di soldi. Fra 30 anni non lo so. Oggi vale 50.000 lire nuovo, 25.000 lire usato e 6.000 lire usato da te. Ah, ho capito, quindi 5.000 lire più 6.000 lire di orologio e sono 11.000 lire giusti e giusti, va che culo, va. Niente mancia? Ma vai a che, sparisci. Arrivederci. E vai a cagare anche te, caro Gelmini. Un bel lassativo non si nega a nessuno. Altro che purghe staliniste, purghe sindacaliste contro il padrone. Signor Gelmini, la cena.
Siete la pizzeria peggiore del mondo! Io vi querelo! Ah, è colpa del ragazzo americano! E allora dovete licenziare! Voglio la sua testa! Non lo vai, dottore! Voglio la sua testa sul cartone della pizzeria! Le 6.000 lire meglio spese della mia vita. Sei una cretina, l'hai fatto licenziare te! Ma io cosa potevo saperne che diventava un finanziere? Tempo scaduto! Mani in aria! Ma cos'è una rapina? Ma hai sentito come lo dice bene? Avete preparato tutto? Sì, chef. Maresciallo! Ma cos'è questa scatola? È la mystery box. Ma cosa fa il volontario che ha assunto questa picchiatella? È l'archivio fiscale, maresciallo. Ma questa documentazione non darai neanche al mio cane! Povera bestiola. Come bravo lei a fare lo Ma si presenta così un modello unico! Ha ragione. L'impiattamento è vergognoso. Ma cosa dici? Mary, Paolino, entrambi voi avete commesso dei errori, ma uno di voi ha commesso più errori dell'altro. Paolino, togliete il grembiule, vieni con me in caserma. Sei la me stessa che viene dal futuro. Oh mio Dio, adesso il continuum spazio-temporale è danneggiato per sempre. Mi sa che tu hai visto troppe volte il Ritorno al futuro. Mi sa che l'abbiamo visto lo stesso numero di volte, visto che io e te siamo la stessa persona. Beh, ma si vede che io sono più intelligente. Ma sei vestita peggio. Pizza. Senti, Enzo Miccio, vai in bagno, nasconditi e non fare domande. Silenzio. Sono 11.000 lire. Lo supponevo. Io adesso ho soltanto 5.000 lire, però purtroppo sono in bagno. Non ho lo swatch, quindi ti faccio un pagherò che vale 11.000 lire. Roberta Capua, ma dai. 11.000 lire. Tieni, questo è per te. Grazie. Ma veramente non so se posso. No, guarda, io ti sto salvando la vita, credimi. Vai a goderti i capelli finché ce ne hai. Sparisci, grazie. Signor Gelmini, pizza? Ascoltami, io là da sola con me stessa mi annoio. Posso stare qui da sola con me stessa? Ma tua sorella gemella è molto più figa di te. Siete eterozigote? O meglio, siete lesbiche? Vabbè, adesso che sei sola, meglio se sei etero, eh? Paolino, dov'è la finanza? Guarda le finanze. Poi non dire ad alta voce quella parola qua dentro, eh. Salve, questo è un controllo fiscale. Ma come hai fatto a prevederlo? Se ne è mai? No, sono una deficiente. Roberta, perdonami! Allora, intanto come fa a sapere il mio nome? Seconda domanda? Tutta la documentazione fiscale, per favore. Abbiamo 10 minuti? Da adesso? No, no, tutto il tempo che volete. Quando c'è la finanza, da qui non esce nessuno. Ma cosa ci fai con il vestito così? È dall'82 che aspetto 11.000 lire da te! Questo è il pagherò scritto quel giorno! Oh, I'm so sorry! But I have only 10 euros! 32 anni! Sono tanto tempo per aspettare per 11.000 lire! A parte che 11.000 lire sono 20 euro buoni! E poi c'avevi i capelli, l'ho notato! Ti ho evitato un sacco di preoccupazioni a Masterchef! Dovresti ringraziarmi! Io negli anni 80, quel giorno ero a Trenaviglio. Non me lo ricordo, vaffanculo! Oh, Giuda cazzarola! Roberta, perdonami! Cosa ti ho fatto? Dai, Sfittinzia, levati, dai, che devo fare la foto di macchia d'umidità. Oh, che senti, io mi annoio da sola con la. Ok? Io sono Marcello. Io sono Maresciallo Bastianic. Marcello. Avete preparato tutto? Sì, chef. Ok, stop.